Fotografare alla maniera di Gamberini significa pensare con gli occhi. Significa saper raccontare la vita, la storia e le storie dell'umano, sempre nella dimensione dell'armonia e della bellezza, per offrirci ogni volta qualcosa che altri non vedono. Fotografie di un uomo partecipe della vicenda umana. Immagini in cui la mente e il cuore sono sulla stessa linea. E a guidare il pensiero sono gli occhi di uno come Adriano, sempre in cammino con la sua camera in spalla, per immortalare forse anche l'anima del mondo, l'anima misteriosa dell'universo. Fotografie oltre il vedere, per cercare il significato delle cose, celebrazione di un istante e della sua eternità. Le immagini divengono così radice e miracolo del nostro esserci. Sono ricchezza, meraviglia, in grado di spalancare le porte dell'interiorità. C'è nel suo modo di fotografare una leggerezza, una rara capacità di penetrare nella dimensione dell'altro, di entrare in empatia con la realtà per raccontare il presente attraverso una raffinata potenza. Dal suo fare scaturiscono immagini rubate, senza posa, sguardi che interrogano, desideri celati. Adriano fotografa senza preparare luci e tantomeno il set. Lavora senza effetti speciali, senza ritocchi successivi. Solo la sua camera e la sua voglia di raccontare, di essere partecipe della vicenda umana. La sua innata capacità di cantare la bellezza del mondo, nonostante tutto. Nonostante la vita sia troppo spesso una cima ferita che non mette i suoi figli nelle condizioni migliori. È la voglia di dare un senso all'esistente, è fame di vita, è un'esaltazione del sentimento della vita, è il desiderio di raccogliere il battito di un cuore, quello della natura, cui appartengono gli uomini e le cose tutte, nel tentativo di unire grandezza e fragilità umana. È bellezza. Adriano non cerca, trova i soggetti da fotografare, li incontra strada facendo, semmai è il desiderio incessante di trovare qualcosa negli occhi di un altro. E talora inizia un dialogo con i soggetti che fotografa, molto spesso fatto di sguardi, di taciti consensi. Gamberini fotografa donne, bambini, uomini, fotografa volti e luoghi, ma soprattutto l'umano, che sa cogliere come pochi saprebbero fare, per una fotografia che è, prima di tutto, costruzione mentale. Lo sguardo è il filo conduttore di molti scatti. Quello amorevole di una madre indiana e il suo bambino sotto un ombrello. Quello intimidito di un giovanissimo davanti ad un rabbino che tiene in mano un libro, forse della Torah. È lo sguardo penetrante degli occhi bellissimi di una giovane etiope che Amnesty International sceglierà per la tessera associativa del 2014. Ed è anche lo sguardo che trafigge di una donna completamente ricoperta dal niqab, liberi solo gli occhi. E ci sono le fotografie dei paesaggi, poesie e geometrie che raccontano di un ordine, di una armonia sorprendente della natura. Il taglio che Adriano sceglie ci trasferisce nella dimensione di mondi altri quando l'immagine è quella della sabbia del deserto libico che ci fa entrare in una dimensione metafisica. E ci sono paesaggi evanescenti,
immersi nel silenzio, che appaiono irreali. Il suo lavoro è frutto di quella forza interiore che lo spinge ad attraversare orizzonti del mondo e orizzonti della mente. Le sue opere potrebbero essere definite come l'espressione estetica dell'interiorità umana. Forse questo è lo scopo ultimo dell'artista stesso. I suoi personaggi sono quelli di una commedia umana, nel senso più nobile del termine, in cui Adriano sa cogliere l'attimo, quello di una bellezza anche nascosta, che ci restituisce l'eternità di un gesto, di uno sguardo, un sorriso appena accennato, una postura, un colore, una forma. E tutto poggia sul credere nell'uomo, sull'armonia dell'esistente. Per Adriano Gamberini, fotografare è un aspetto imprescindibile dell'esperienza umana, manifestazione di quel sublime che ci lacrima dentro, perché di questo anche siamo fatti. Il suo è un viaggio dentro il profondo delle cose e ritorno. È l'espressione di un artista che ha dentro di sé tutti i sogni del mondo, di un uomo che ha viaggiato per più terre di quelle che ha toccato, ha visto più paesaggi di quelli su cui ha posato gli occhi.